Tempo di cambiare, episodio 17, quello in cui parliamo di moneta alternativa e ci sono due interviste con due amici della comunità di Tempo di Cambiare. Ciao, sono Italo Cillo e questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it. È la sede online dove sono archiviati tutti gli episodi, oltre che adesso anche su iTunes. Io consiglio sempre di scaricare questo audio sul tuo smartphone, sul tuo iPod, sul tuo lettore MP3 e ascoltarlo piuttosto passeggiando all'aria aperta, piuttosto facendo altre cose, piuttosto mentre ti sposti per andare al lavoro o mentre fai servizi di casa, piuttosto che stando fermo davanti al computer, dove il tuo corpo diventerà irrequieto, la tua mente diventerà distratta e il beneficio sarà minore. È bello invece poter riempire quei tempi morti che di solito si vengono a creare sempre nella nostra giornata, ascoltando qualcosa di utile, si spera. Questo è il 17° episodio del podcast Tempo di Cambiare e anche il secondo dopo la pausa estiva. La cadenza, te lo ricordo, adesso è quindicinale, cioè una settimana sì e una settimana no, da qui fino alla fine di quest'anno, e a me stesso dispiace. Credo che una cadenza settimanale, tutte le settimane, sia la più appropriata, la più ideale per un podcast. Purtroppo gli impegni che ho sul mio piatto sono talmente tanti che o dovrei rinunciare e dire non riesco proprio a fare questo podcast, ma insomma, piuttosto che far questo, ho preferito fissarlo con cadenza quindicinale per il momento, sperando di poter tornare quanto prima a una cadenza ideale che è, secondo me, settimanale. Nel frattempo, dicevo, oltre che su www.tempodicambiare.it, questo podcast può essere scaricato anche direttamente da iTunes, abbonandosi gratuitamente sull'iTunes Store. E anzi, tanti di voi l'hanno fatto, tanti di voi l'hanno scaricato da iTunes, tanti di voi ci sono abbonati, che in questi soli 15 giorni il nostro podcast Tempo di Cambiare è schizzato al numero 1 nella classifica iTunes dei podcast più ascoltati e più scaricati nella propria categoria, cioè cultura e società. Quindi grazie a te, grazie a tutti voi che avete contribuito a questa salita al primo posto in classifica del podcast. Ci sono benefici di iTunes per tutti coloro che lo usano. Ovviamente iTunes prevede che tu debba utilizzare o un iPod o un iPhone, però ci sono tanti benefici, nel senso che poi ti abboni e ti arriva automaticamente, si aggiorna automaticamente sulla tua macchina, sul tuo iPod, senza che tu debba fare nulla. Bene, così 15 giorni sono passati, questi 15 giorni che ci separano dal 16° episodio. Personalmente ho passato molto tempo lontano da casa, sono stato anzitutto una settimana a Rimini. Qui ho partecipato per 3 giorni a questo evento dal vivo internazionale, conferenza, convegno, che dir si voglia, seminario, organizzato sotto il nome di Robert Kiyosaki. Kiyosaki è l'autore di libri come Padre Ricco, Padre Povero e I Quadranti del Cash Flow e tanti altri libri. E sono libri che si occupano di prosperità, sono libri che si occupano di finanza personale, finanza familiare, e ti aiutano a scoprire gli errori che tu fai nel pensare il denaro, che poi creano problemi di natura finanziaria, economica nella tua vita. Kiyosaki è anche l'autore del gioco da tavola Cash Flow, che ti aiuta a pensare diversamente il denaro, è un gioco educativo in questo senso. Kiyosaki, quindi, da un lato, conoscendo dal vivo, si è confermato una persona con un punto di vista molto conservatore, va, diciamo così. Anzi, a tratti si è dimostrato un investitore privo di scrupoli e secondo alcuni anche dalla eticità piuttosto dubbia. Però dall'altro lato bisogna essere onesti, io personalmente devo ricordare che grazie alle idee chiare e semplici che Kiyosaki espone nei suoi libri ho cambiato il destino economico mio e della mia famiglia. I suoi libri mi sono stati molto utili quando li leggevo 7 anni fa, non perché mi abbia detto cosa dovevo fare, ma perché mi ha insegnato come dovevo pensare
Come si dice, il mondo è come tu lo pensi. Se tu pensi il denaro in modo sbagliato, avrai un rapporto sbagliato con il denaro, avrai sempre problemi economici. I suoi libri mi hanno insegnato a pensare il denaro in modo completamente diverso rispetto a come facevo prima. 7 anni fa, quando leggevo i suoi libri, ero in una situazione economica a dir poco tragica, ma dico sul serio, stavo messo malissimo, io e la mia famiglia, situazioni di debiti, situazioni di problemi economici grossi. Ma grossi, 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 che avevo deciso a un certo punto di dire basta, così non posso continuare, basta pensare solo alla meditazione, alla spiritualità, che era quello a cui avevo dedicato il mio tempo e la mia energia prevalentemente negli anni precedenti della mia vita. Adesso mi sono detto, ho il dovere di pensare anche alle finanze della mia famiglia, al futuro dei miei figli e così via, a costo di sacrificare il tempo e le energie che dedico alla meditazione, alla pratica spirituale, che è quel salto che fino a quel momento non avevo mai avuto il coraggio di fare, no? Cioè, a costo di sacrificare del tempo per dedicarlo ad altro. E alla fine tutto sta lì, il cambiamento nella nostra vita sta tutto lì. Cosa sei disposto a sacrificare del tuo tempo, delle tue energie e della tua routine per fare qualcos'altro che ti aiuterà a realizzare certi risultati. Bene, io feci questo cambiamento di mentalità, ma anche lì non sapevo assolutamente da dove cominciare. E così sono stati questi libri di Kiyosaki, che mi hanno dato un'illustrazione addirittura visiva, grafica proprio, di cosa dovevo pensare, di come dovevo pensarlo. E ci sono alcune cose che mi hanno colpito profondamente all'epoca nel suo modo di impostare il discorso. Per esempio, il suo concetto di conto economico e patrimonio, il modo in cui te li fa visualizzare proprio graficamente. Il tuo conto economico sono le tue entrate e le tue uscite, quello che guadagni e quello che spendi. E questo è un concetto. Un altro concetto completamente diverso è il tuo patrimonio, cioè tutti i tuoi crediti, le cose che hai in attivo, e tutti i tuoi debiti, cioè, in altre parole, una volta pagati tutti i tuoi debiti, cosa ti rimane in cassa? Quello è il patrimonio. È un concetto che per qualcuno è ovvio, è naturale, forse perché gliel'hanno insegnato i genitori o generazioni precedenti della famiglia, ma per me era completamente nuovo, sconosciuto e originale. Il concetto era che i poveri si concentrano solo sul conto economico, cioè pensano quanto guadagno e alla fine finiscono per spendere tutto quello che guadagnano. I ricchi invece, e questa è la differenza fra i poveri e i ricchi, pensano solo al patrimonio, non sono interessati a quanto guadagno. Quanto guadagno è un tipico pensiero da povero. I ricchi pensano quanto mi rimane in casa. Dopo aver pagato tutti i miei debiti, qual è il mio valore, il valore del mio patrimonio? Quali attività ho? Ho una casa, ho un conto in banca, ho questo, quest'altro. Ecco in che senso attività, quali sono le mie attività? Questo ha completamente rivoluzionato il mio modo di pensare e anche la conseguenza psicologica di questo, perché Kiyosaki metteva molto l'accento sul fatto che i ricchi, o i prosperi, i benestanti, sono quelli che hanno messo sotto controllo la propria avidità. Viceversa, i poveri sono le vittime della propria avidità perché tutto quello che guadagnano lo spendono e così via. E questo lo diceva lui da persona che aveva dormito in macchina, rimasto senza casa, viveva in una casa di una sola stanza per molti anni per raddrizzare, aggiustare le sue economie. Tenendo a mente i punti di vista di Kiyosaki, ho iniziato 7 anni fa, 6 anni fa anzi, la mia attività online che faccio adesso, e 6 anni dopo ero lì a parlare sul palco insieme all'autore di quei libri che in un certo senso mi avevano dato il via molti anni prima. Unico speaker italiano ero fra una dozzina di americani. Ed è stata un'esperienza di alto valore simbolico anche per me. Sembrava un po' la storia di Cenerentola che a un certo punto si ritrova. E, fra l'altro, è stata anche la prima volta che parlavo di fronte a un pubblico di 2500 persone, quindi c'è sempre una prima volta per ogni cosa. Credo di essermela cavata abbastanza bene. E il mio intervento ha avuto un'accoglienza molto calorosa da parte del pubblico, dei partecipanti. Chissà, forse perché ero l'unico italiano e non avevano bisogno della traduzione per ascoltarmi. Ho mostrato e commentato alcune slide, che erano in realtà dei fumetti, delle caricature, che descrivevano in modo molto critico lo stato della nostra società. Ho mostrato anche le caricature di 3 tipi di topi, di roditori, che rappresentano 3 tipi di esseri umani. Ho parlato dei problemi e delle contraddizioni insite in ogni tipo di governo.
Ho parlato del problema del denaro, proprietà privata delle banche private. E così ho anche vinto una specie di scommessa con me stesso, cioè ho dimostrato a me stesso che non esiste un ambito in cui non si deve parlare di certe cose, no? Perché è sconveniente. Di certo ne posso parlare sul tempo di cambiare, ma non ne posso certo parlare lì al convegno di Kiyosaki davanti a 2500 persone. Invece no. Questa è stata la mia scommessa, posso parlarne se si è congruenti nell'esporre i problemi, se si dice la verità, se si dice quello che si pensa, se non si cerca di essere diversi da quello che si è, se ci si pone come autentici, si indicano i problemi, si indicano le possibili soluzioni. Non solo si può parlare di queste cose ovunque, e quindi lo sto dicendo a te, non temere di parlare delle cose che sai, delle cose che hai capito, anche a costo di sembrare, la classica voce fuori dal coro. Non solo puoi farlo, ma la gente lo apprezza tantissimo. E il mio intervento lì di un'ora e un quarto circa è stato interrotto da scroscianti applausi proprio quando io parlavo di questi argomenti, con mia stessa sorpresa. E quindi, per dire, anch'io ho fatto delle scoperte, e così questa di Kiyosaki è stata un'esperienza molto positiva sia per me sia, spero, per i partecipanti del convegno. Mi sono anche fermato a Rimini per alcuni giorni successivi. Almeno 3 giorni ho fatto una riunione con il mio team, i miei collaboratori di lavoro nella mia attività online. Siamo un team di italiani sparsi in giro per l'Europa. Io sto a Malta, due stanno a Londra, uno sta in Spagna, uno sta in Sicilia, un altro sta in Campania, l'altro sta in Emilia-Romagna e così via. Così 2 volte all'anno cogliamo l'occasione per incontrarci di persona, perché siamo un team che lavora a distanza, non lavoriamo fisicamente insieme, ma bensì ognuno da casa propria. Così abbiamo un po' strategizzato cose sul nostro business. Fra le cose che abbiamo discusso è il fatto che in questi anni, questi 6 anni, abbiamo fatto io personalmente, che sono col mio straripante senso di iniziativa, ho potuto fare tante di quelle cose diverse e tante di quelle iniziative diverse, tanti di quei siti diversi, che adesso ne abbiamo per strada tantissimi siti completamente diversi e slegati fra di loro senza un progetto comune. Per esempio, Tempo di Cambiare, quando ho iniziato questo podcast non sapevo dove metterlo, l'ho messo su Miglioriamo, che a sua volta era un sito abbandonato da quasi un anno. Quindi abbiamo miglioriamo.it, tempodicambiare.it, cerchiaristretta.it, energytraining.it, nuovo internet marketing, meditazione guidata, realizzazione.it, eccetera, eccetera, tanti siti che abbiamo creato negli anni, però senza una idea comune, senza una filosofia comune, senza un messaggio comune, senza un ombrello comune, senza un'identità comune che li possa ricondurre a un autore o a un gruppo di autori comuni. Quindi quest'autunno abbiamo deciso che lavoreremo alla creazione di un sito che riunisca tutte le nostre attività sotto quello che dicevo, una specie di filosofia, ombrello che li comprenda tutti, è questo nuovo sito, questa nuova presenza online centrale, te la sottoporrò anche strada facendo, così anche tu potrai dirmi cosa ne pensi. Ancora un evento clou che doveva accadere in questi 15 giorni, ed è accaduto infatti, era il viaggio a Bruxelles per intervistare l'ingegner Cash, per conoscere quali sono gli sviluppi delle tecnologie che lui, secondo lui, sta per mettere in campo, sta per rivelare, che secondo lui cambieranno per sempre i destini dell'umanità. Tecnologie che vanno dal teletrasporto alle, come si chiama, alle tecnologie aerospaziali, a tecnologie per la salute e chi più ne ha più ne metta. Questo viaggio c'è stato, anche se io personalmente ho dovuto annullare la mia partecipazione personale per una serie di impegni. Il bello di avere una comunità sta nel fatto che 4 di noi, della nostra comunità di Time Changers, di Tempo di Cambiare, sono effettivamente andati a Bruxelles, hanno fatto la loro brava intervista all'ingegner Cash, e questo è uno degli argomenti di cui ci occupiamo questa settimana. Però l'argomento da cui iniziamo adesso è lo scottante problema del denaro. Di chi è il proprietario della moneta? Fino a che punto il nostro sistema monetario è giusto ed è logico e razionale, quali sono le conseguenze che produce, quali sono le possibili alternative. Fra 15 secondi parliamo di moneta alternativa. Così la moneta. Ne ho parlato, ne abbiamo parlato tantissime volte qui su un podcast Tempo di Cambiare. La moneta, il nostro sistema finanziario, è il problema. È
è il problema che è al cuore di tutti gli altri problemi che abbiamo oggi come società. Quando ci lamentiamo, osserviamo che il mondo cade a rotoli, perché sembra quasi che i nostri governanti stiano facendo di tutto per farlo cadere a rotoli. La verità è esattamente questa. La verità è che i governanti di tutto il mondo sono a loro volta completamente privi di libertà e sono ostaggio, prigionieri nelle mani di chi fabbrica i soldi e ne possiede la proprietà, cioè le banche private. Ora, il problema è anzitutto lo scandalo, perché questo è un vero e proprio scandalo, cioè che i governi di tutto il mondo debbano prendere il denaro in prestito a interesse dalle banche private. È uno scandalo ed è ammissibile soltanto se noi, la gente, non ci pensiamo, lo diamo per scontato, ci sembra normale perché così ci vogliono far pensare i quotidiani e i telegiornali. Però appena tu inizi a pensarci, ti domandi, diamine, com'è possibile? Com'è possibile che i governi debbano prendere i soldi in prestito a interesse dalle banche private? Com'è possibile? Che giustizia c'è mai in questo? Cosa ci vorrebbe ad avere un mondo più giusto? In cui i governi creano la cosiddetta fiat currency, limitandosi a regolarne la quantità. Questo dovrebbe essere l'unico ruolo che un organismo centrale dovrebbe avere, in mettere in circolazione valuta e limitarsi a regolarne la quantità. Valuta, detto fiat currency, non so come si traduce in italiano, moneta a corso legale, probabilmente, fiat currency, moneta a corso legale, cioè significa qualsiasi denaro che abbia valore soltanto perché viene sancita legalmente la sua circolazione, cioè ha valore in forza di legge e non perché è garantita da un altro valore corrispondente, che viene chiamato tecnicamente collaterale, come ad esempio l'oro, no? Questo non esiste più. Prima c'era, se lo Stato ha, non so, 1 milione di euro in valore in oro, allora era autorizzato a stampare 1 milione di banconote equivalenti, con l'idea che teoricamente qualsiasi cittadino può andare alla banca centrale con i suoi 1.000 euro e cambiarli nel corrispondente valore in oro. Prima era così, questo si chiamava lo standard aureo, abolito nell'era Nixon agli inizi degli anni 70. Oggi non esiste più, quindi tutta la moneta che utilizziamo è moneta fiat, moneta a corso legale, moneta virtuale, priva di controvalore. Però attenzione, perché solitamente noi pensiamo che la moneta a corso legale sia un male proprio perché è stampata senza limiti e stampata senza collaterale, cioè senza nulla, senza alcun bene che la garantisca. Però il problema non è quello. Il problema è chi stampa la moneta senza limiti e senza collaterale. Perché se a stamparla sono le banche private, stiamo parlando di carta straccia, stiamo parlando di carta inchiostro, privo di valore collaterale, o se preferisci di numeri scritti su un computer. Se a fare questo sono le banche private e i governi sono costretti, numero uno, a prenderla in prestito, numero due, a pagarla per il suo valore di facciata, anziché per il valore della carta e dell'inchiostro, e numero tre, a restituirla con gli interessi, che vuol dire proprio al danno si aggiunge la beffa, perché già quella è carta straccia, straccia che tu debba non solo pagarla per il valore di facciata, ma debba anche restituirla con gli interessi, è veramente è la beffa che si aggiunge al danno. Cioè, di fatto, quando questo accade, siamo in una situazione di servitù. Servitù, questa è la schiavitù moderna, non solo perché dobbiamo restituire interessi che non esistono. Ti ricordo che quando i governi prendono in prestito la moneta dai privati, i privati hanno creato, per prestarla, la moneta, cioè il capitale principale, non gli interessi. Gli interessi non esistono, non sono mai stati stampati. Una nazione quindi non potrà mai restituire quella ricchezza, ma il gioco degli interessi creerà l'indebitamento perpetuo di un'intera nazione, da cui il problema del cosiddetto debito pubblico, la necessità di pagare le tasse che non dovrebbero esistere e così via. Di fatto siamo in situazione di schiavitù, non solo perché dobbiamo restituire interessi che non esistono, non solo perché il debito pubblico per l'appunto e le tasse sono create da questo fenomeno, ma soprattutto perché a questo punto è evidente che la democrazia non esiste.
Come può esistere la democrazia quando i governi sono servi di chi fabbrica il denaro? Altro che conflitto di interessi. Qui parliamo di schiavitù, i governi sono di proprietà delle banche, sono di proprietà dei privati. Sono comprati dalle banche all'origine, sono nominati dalle banche, come anzi succede oggi sotto gli occhi di tutti. I governi, i governanti sono nominati dalle banche. Allora, torniamo alla domanda: cosa ci vorrebbe ad avere un mondo più giusto in cui i governi creano la cosiddetta fiat currency, moneta a corso legale, limitandosi a regolare la quantità? Perché, dicevo, la moneta a corso legale non è un male in sé per sé, se per questo è molto più pratica dell'oro. Tu pensaci, se dovessimo condurre i nostri affari in monete d'oro, l'oro è difficile da gestire, difficile da conservare, difficile da... è limitato. È limitato, l'oro genera guerre da millenni proprio perché è limitato. Non ci sono proprio grandissime virtù nell'oro in quanto tale. La fiat currency, una moneta virtuale, come si dice a corso legale, controllata da un governo nell'interesse della nazione per agevolare gli scambi, non è un male, è un bene. Anzi, questo stesso identico sistema che ti ho appena detto, cioè una moneta a corso legale vigilata da un governo centrale nell'interesse della nazione, in Inghilterra, per esempio, ha funzionato ininterrottamente, perfettamente per più di 700 anni, non un anno o due, 7 secoli. Il sistema in Inghilterra, ai tempi di Sua Maestà Imperiale, era basato su un semplice sistema di bastoncini di legno con delle tacche incise sopra. Puoi documentarti anche su Wikipedia, il nome in inglese è Tally Sticks. Questi tally sticks erano bastoncini di conto, bastoni per tenere il conto, e un sistema durato 700 anni. Fungevano da denaro, il re d'Inghilterra tutelava la immissione sul mercato di questi, e quindi ne controllava la quantità, che, ripeto, è l'unico controllo necessario per il bene della salute economica di una nazione. È durato per 700 anni senza nessun intoppo, fino a quando, cioè parliamo dal 1100, l'Inghilterra era in pieno medioevo, fino al 1800, 700 anni, era moderna, fino a quando la corona d'Inghilterra non si è completamente indebitata nei riguardi, indovina un po', dei Rothschild, della famiglia Rothschild, che hanno ridotto quasi in bancarotta la famiglia reale inglese e quindi l'hanno costretta ad adottare un nuovo sistema geniale. Gli hanno detto: visto che avete tanti debiti nei nostri riguardi, sai che fa? E come? Come? Attraverso le guerre. Ti ricordo che le guerre sono il principale business delle banche. Le banche sono nel business del finanziare la guerra e ricostruire i danni della guerra. Si guadagna due volte. Prima finanzi la guerra, dopo finanzi la ricostruzione. Quindi attraverso le guerre finanziate dai banchieri privati, alla fine la corona si era ritrovata indebitata. Allora i Rothschild hanno avuto questa geniale idea: sai che c'è il debito che voi avete, visto che è troppo grande per essere ripagato, ce lo ricompriamo noi stessi. Sai come? Basta che ci date facoltà di stampare noi moneta a nome della Banca d'Inghilterra, una nuova istituzione che si chiamerà Banca d'Inghilterra, che era Banca d'Inghilterra di nome, ma era privata di fatto. La Banca d'Inghilterra, quindi convinse, o con le buone o con le cattive, o costrinse la corona d'Inghilterra a ritirare dalla circolazione questi tally sticks, questi bastoncini di conto, questi bastoni di legno che fungevano da moneta. Furono tutti ritirati, furono messi fuori legge da un giorno all'altro, perché bisognava usare la moneta dei privati, e furono incendiati sulla pubblica piazza in un enorme rogo, e ce n'erano talmente tanti, e il rogo fu così grande che per sbaglio si incendiò addirittura il Parlamento inglese a Londra, che fu distrutto completamente e dovette essere ricostruito di sana pianta. Questo è l'aneddoto. È un concetto semplicissimo che è testato, ha dimostrato di funzionare non per anni ma per secoli. È un concetto semplicissimo. Cosa ci vorrebbe a reintrodurlo? I governi emettono moneta a corso legale, fiat currency, nell'interesse della nazione, regolandone la quantità nell'interesse della nazione. Sarebbe facile, non ci vorrebbe niente a farlo, però il punto è che i governi non lo fanno, perché i governi stessi sono proprietà privata delle banche. Noi cerchiamo sempre la soluzione a un problema all'interno di una gabbia, cioè il punto di vista ristretto che ci danno i quotidiani e i telegiornali, ma la soluzione non sta nella gabbia, cioè come ripagare il debito pubblico. Il debito pubblico non dovrebbe neanche esistere.
Come raccogliere le tasse di tutti questi evasori? Le tasse non dovrebbero neanche esistere. La soluzione sta nel pensare fuori dalla gabbia. Questo della moneta è il nodo cruciale per risolvere tutti i problemi. Tu pensa a un problema: la fame nel mondo, la povertà, le guerre, le ingiustizie, la mancanza di libertà. Tu pensa a un problema. Senza affrontare e risolvere questo nodo della moneta privata, qualsiasi problema è destinato a non essere risolto e qualsiasi aspirazione al cambiamento è destinata a rimanere frustrata. Nel nostro piccolo, noi di Tempo di Cambiare stiamo provando a fare qualcosa. La nostra filosofia è sempre la stessa, cioè far sorgere il nuovo senza aspettare che crolli il vecchio e senza aspettare l'autorizzazione di nessuno. Far sorgere il nuovo iniziando concretamente dal nostro piccolo. Ed è su questo principio che si è creato uno dei nostri gruppi di studio più attivi, quello sulla moneta alternativa, e uno degli animatori principali di questo gruppo è Flavio. Come questo gruppo della moneta alternativa sta affrontando di petto la questione, sta anche proponendo delle alternative, voglio fartelo ascoltare direttamente da questa intervista che ho fatto a Flavio, in rappresentanza del gruppo sulla moneta alternativa. Quindi, ecco qui. La registrazione della mia intervista e conversazione Skype con Flavio. Eccoci, ciao a tutti, soprattutto ciao a Flavio e grazie Flavio per aver accettato il mio invito. Flavio, dici un attimo chi è Flavio e perché ti sei accostato a queste tematiche. Beh, innanzitutto grazie a te, Italo, dello spazio che mi dai. Grazie a te, Flavio. Allora, chi è Flavio? Beh, io ho lavorato come programmatore per tantissimi anni, dall'86 e fino a 2 anni fa. 10 anni fa ho iniziato a interessarmi della moneta. Perché? Perché come programmatore io pensavo in tutti questi decenni che la tecnologia doveva migliorare la vita. Invece osservavo che la nostra vita peggiorava di anno in anno. Si Molto. lavorava sempre di più per guadagnare sempre di meno. Qualcosa non andava. Allora ho iniziato a informarmi, ho iniziato a studiare, a leggere alcuni libri, ho scoperto tutti i problemi legati alla moneta, e quindi il signoraggio e quant'altro, e a questo punto ho pensato che questo doveva diventare il primo problema da affrontare. Bello, bello, grazie Flavio. È una storia vera di una persona vera e in effetti la moneta è veramente quella cosa strana e sbagliata intorno al quale circolano tutti gli altri errori e le storture. Però questi introduciamoli, Flavio. In che modo o in che senso possiamo dire che la moneta tradizionale, la moneta convenzionale, crea problemi in questa società? Allora, io credo che tu abbia nell'ultimo podcast sintetizzato in modo eccezionale quali sono i problemi più grossi. Allora, il primo problema è sicuramente l'interesse, cioè applicare un interesse a una moneta. Il secondo grande problema è chiaramente che tutta la moneta è moneta creata a debito e quindi costringe le persone, gli stati a restituire. E in questo modo crea chiaramente degli schiavi. Ecco, se vogliamo, possiamo proprio entrare in un esempio banalissimo, ma che permette di capire esattamente com'è strutturata la moneta. Allora, proviamo a immaginare la prima persona che è andata in banca e ha chiesto i primi 100 euro di prestito, no? E la banca gli ha dato 100 euro. Ma gli chiede 105. I 5 euro non sono mai stati creati. Quindi in quel momento si crea un'equazione impossibile. Si deve restituire una cosa che non esiste. Vediamo il passo. Sì, scusa. E quindi deve essere restituita all'interno di un pool di monete collettivo che non contiene quell'interesse e deve essere di conseguenza sottratto a qualche altro cittadino. Esatto. Infatti, un secondo cittadino andrà a chiedere altri 100 euro, anche lui dovrà restituire 105 euro e la cosa diventerà sostenibile a livello società perché?
perché un individuo farà il possibile per sottrarre i 5 euro all'altro individuo per riuscire a onorare il debito. Però chiaramente una struttura e una filosofia di questo tipo cosa crea? Crea una sperequazione, un'ingiustizia sociale che vediamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma soprattutto una conflittualità. E da qua parte chiaramente tutto quello che noi vediamo nella società oggi. Molto, molto efficace il tuo riassunto, Flavio, ed è quella ingiustizia che ci fa indignare tutte quante persone che si risvegliano, aprono gli occhi e vedono cosa sta accadendo realmente, questa lotta di tutti contro tutti che non è motivata, non è assolutamente motivata dal discorso dello scambio o dello scambiarsi merci, prodotti, servizi e così via, è veramente creata da una lotta molto feroce e competitiva. Che tipo di soluzioni alternative si potrebbero proporre, si potrebbero creare, si potrebbero individuare a questo tipo di problema? Allora, in questo momento siamo e viviamo, almeno noi, viviamo in Italia e quindi chiaramente dobbiamo rispettare le leggi italiane. Nell'ultimo podcast tu hai accennato al fatto che una moneta potrebbe essere illegale. Ecco, io credo che la cosa importante è vedere questo aspetto e vedere i diversi tipi di moneta, che tipo di legislazione utilizzo, che tipo di articoli utilizzo, in modo da capire veramente che utilizzando determinate monete si è completamente garantiti e all'interno della legge, e quali sono i confini oltre i quali non si può superare, altrimenti si rischia. Okay. Bellissimo, allora. Bellissimo questo taglio, Flavio, veramente un bellissimo taglio. Cioè, tu dici, la prima obiezione o il primo problema, ostacolo che incontreremmo sulla via di una moneta alternativa sarebbe quella che ci rispondono, è illegale. Allora tu affronti la questione proprio da questo punto di vista e adesso ci dici fino a che punto ci si può spingere secondo le diverse soluzioni e così via. Esatto. Allora, innanzitutto ci sono tantissimi circuiti, tantissimi tipi di moneta, ma questi circuiti, che nel mondo sono 4.000 circa, possiamo raggrupparli in due grandi famiglie. Quella che io ho chiamato moneta complementare è complementare perché un bene viene rappresentato in parte in euro e in parte in questa moneta complementare. Quindi la somma, mettiamo un qualsiasi bene, avrà una quota, una percentuale in euro, una percentuale in moneta complementare. Questa particolare moneta, che tra l'altro sta fiorendo, ci sono iniziative in tutta Italia, si basa utilizza l'articolo 13,1 di PR 633 del 1972, che definisce che questa moneta è praticamente uno sconto, e quindi utilizza questo articolo che definisce questa quota che è esclusa dall'imponibile. Cosa significa? Che è considerata a tutti gli effetti uno sconto o un abbuono e non è nemmeno applicata l'IVA. Ecco, questa è la moneta complementare. L'altra moneta è quella che io definisco la moneta alternativa. Perché? Perché un bene può essere rappresentato completamente con questa moneta. Questa moneta alternativa utilizza invece il codice che regola la permuta, che è il 1552 del codice civile. Può essere chiamata anche scambio multilaterale. In realtà è il vecchio baratto, che è rivisto in forma moderna. I vantaggi sono per la prima moneta, chiaramente il fatto di aumentare il potere di acquisto, perché serviranno meno euro per acquistare i beni o i servizi. La moneta alternativa ha tutta un'altra serie di vantaggi, perché può essere garantita da assicurazioni. Si possono aprire degli affidamenti fuori dal circuito delle banche, e quindi chiaramente dando ossigeno alle aziende che non riescono ad avere affidamenti dalle banche, e crea dei circuiti virtuosi locali che permettono di sviluppare l'economia. Molto bene.
fra questi tipi di possibili soluzioni, quindi diciamo le monete alternative piuttosto che le monete complementari, quali pensi possa essere la soluzione migliore, la soluzione che stiamo cercando, la soluzione che si avvicina di più a un ideale giusto? Qui Italo, io ti chiedo un grande favore, perché se tu mi chiedi qual è l'ideale, io a questo punto vorrei chiedere a tutti quelli che ci ascoltano, ci ascolteranno, di permettersi un minuto e condividere in questo minuto un sogno. Io credo che siamo talmente sovraccarichi di problemi di ogni tipo, tasse, lavoro che non c'è, eccetera, che almeno un minuto penso noi possiamo concedercelo. E quindi chiedo agli ascoltatori che almeno per un minuto si permettano, si concedano il fatto di condividere questo sogno. Allora, proviamo a Grazie pensare. Flavio per aver detto questo. Sono pienamente convinto che la tirannia della cosiddetta realtà sulle nostre menti sia veramente uno dei problemi più grossi che abbiamo oggi, che siamo incapaci di sognare. Infatti, infatti. Allora, seguitemi un attimo. Pensiamo solo per un momento che questo monopolio di emissione della moneta, che è un monopolio assoluto di tutte le banche, quindi sia centrali che commerciali, sia spostato a un ente pubblico, ma non lo Stato. Non lo Stato dove noi deleghiamo delle persone che poi fanno gli affari loro, ma una specie di cooperativa dove ognuno ha la possibilità di un voto, cioè ognuno è socio e ha la possibilità di esprimere una decisione, un voto. Un ente che noi abbiamo chiamato ente erogatore, che emette moneta per tutto quello che serve alla comunità. Quindi quando si tratta di costruire un asilo, una scuola, una strada, pagare i dipendenti che servono per la comunità, qualsiasi iniziativa che serve per la comunità, questo ente erogatore emette nuova moneta. Ecco che allora potremo realizzare qualunque cosa senza creare il debito pazzesco che in questo momento abbiamo a livello di Stato Italia, ma tutti gli stati ne hanno uno sulle spalle, e non saranno più necessarie le tasse. Wow. Aspetta, fammelo ripetere per verificare che ho capito bene. È la moneta stessa che è, scusa, è la comunità stessa che emette questa moneta perché serve alla comunità. E nel momento in, questa no, in cui questa moneta viene creata perché serve alla comunità, non è creato del debito, cioè questa moneta non deve essere restituita a nessuno. Esatto. In qualunque momento dovesse servire una qualche attività, un qualche progetto finalizzato alla comunità, si emette nuova moneta, che non sarà restituita a nessuno, perché è questo ente erogatore dove tutti sono soci. A questo punto non ci saranno debiti, non ci saranno interessi, ma non ci saranno neanche tasse. Ok? E un'altra cosa che ho scoperto, perché una serie di studi, statistiche, proprio in base a quello che sta succedendo in questi ultimi decenni, sono riusciti a dimostrare anche che una simile struttura non solo non necessita di tasse, ma addirittura non creerà inflazione. Questo è interessante perché uno ti potrebbe domandare com'è che stampare denaro a volontà non crea inflazione? In realtà, se noi andiamo a analizzare tutte le grandi emissioni di moneta, anche che sono avvenute in questi ultimi anni, in realtà non hanno aumentato in modo spropositato, l'inflazione. L'inflazione aumenta in base a altre dinamiche, soprattutto basate alla speculazione. Mentre, una moneta che è generata per creare, nuove strutture, ad esempio strade, nuove, cose che servono alla comunità, in realtà non crea inflazione. Ecco, questo è il sogno che io spero che i nostri ascoltatori abbiano potuto condividere almeno per un momento. Quello che io sto scoprendo è che anche un minuto di un sogno è diventato difficile per la maggioranza delle
persone, perché la stessa, lo stesso esperimento io lo sto facendo in incontri, in conferenze, ma vedo che anche il semplice immaginare questa nuova società sia una difficoltà. Quale potrebbe essere, Flavio, il percorso? Quali potrebbero essere i passi per la realizzazione di questo sogno? Come ci si potrebbe avvicinare? Allora, innanzitutto, come stavo dicendo, è il fatto di concedersi il diritto di sognare, perché il sogno in realtà è un progetto e non può esserci nessuna realizzazione se prima non c'è un progetto. Il passo successivo è prendere coscienza del nostro potere. Faccio un esempio banalissimo, che tra l'altro io ho inserito anche nel sito. Io ho un fabbisogno, ad esempio, di olio di oliva di 20 litri all'anno. Okay. Ho visto che ormai abbiamo raggiunto nel forum 700 iscritti. Proviamo a immaginare se, ad esempio, il fabbisogno di olio di oliva mio e di tutti gli altri iscritti lo indirizziamo verso un unico gruppo di acquisto. Noi, semplicemente con gli iscritti del forum, raggiungeremo circa 95.000 euro di olio di oliva. Interessante. Ecco, nel momento in cui raggiungi questo obiettivo, è chiaro che già giustifichi la creazione di una piccola attività. Una piccola attività che potrebbe nascere all'interno di un'isola e potrebbe essere un passo per un sostentamento economico di un'isola. Cioè, cosa significa una piccola attività? Vuol dire che qualcuno potrebbe farsi avanti quale fornitore di questo gruppo, di questi 700 membri di questa comunità? Fornitore di olio, per esempio? Ecco, io farei un passo ulteriore, nel senso che solleciterei qualcuno che conosce il settore di creare un'attività all'interno di un'isola. Ok? Ho fatto un esempio, però io in questo momento sto analizzando tutte le possibilità di creare delle fabbriche di detersivo, ad esempio. Ecco. Nel momento in cui noi prendiamo coscienza di questo potere, perché se noi dirottiamo i nostri acquisti, li spostiamo semplicemente, creiamo ad esempio un'attività e spostiamo completamente l'economia. Cioè tu parli di spostare gli acquisti al nostro interno. Esatto. Cioè Nel in momento in cui direzione di qualcuno, o produttore o distributore, che faccia parte della comunità. Esatto. Il primo passo chiaramente è prendere coscienza di questo potere. Il secondo passo è organizzarlo. Il terzo è controllarlo, gestirlo. A tal fine, noi del gruppo della moneta abbiamo creato un sito con del software che permette tutto questo. Permette una gestione di una moneta che parte da una moneta complementare, in qualsiasi momento può essere sostituita o modificata in alternativa e in un altro momento può essere modificata sempre con lo stesso software e trasformata in estera, cioè completamente staccata, sganciata dall'euro con un cambio. Sempre all'interno di questo sito, Tutto questo già esiste. esatto, tutto questo già esiste all'indirizzo www.nuovamoneta.it. www.nuovamoneta.it. Oltre a questo, c'è il software che permette di analizzare tutti i nostri acquisti, le nostre intenzioni di acquisto per prendere coscienza di quello che è il nostro potere. Organizzarlo, quindi con delle statistiche, con delle analisi, organizzarlo, quindi individuare quali sono i punti dove vale la pena puntare, quali sono le strategie ottimali per far crescere e sostenere le isole, e
controllarlo, tutta una struttura di promotori assegnati a tutte le persone che si iscrivono, in modo che consigliano, guidano, indirizzano e gestiscono quindi questo potere che noi tutti possiamo avere, ma dobbiamo decidere di utilizzare. Ecco, tutto questo è già realizzato. Diciamo che ormai, se vogliamo, siamo arrivati a un 80% del progetto finale. Cosa manca ancora? Manca tutta la gestione per le votazioni, perché è chiaramente insito nel disegno che abbiamo dato nel gruppo della moneta il fatto che tutti quelli che si iscrivono possono votare qualsiasi progetto. Queste votazioni saranno fatte via SMS con una validazione. Chiaramente c'è chi non vorrà essere disturbato e non voterà, c'è chi invece vorrà partecipare e votare. E quindi per questo motivo noi abbiamo ideato questa struttura in modo che qualunque progetto e quindi qualunque attività che potrà essere finanziata con la creazione di nuova moneta potrà essere votata. Bene, ottimo, ottimo. Il secondo punto che non è ancora realizzato è l'emissione di assegni e buoni. Perché? Perché daremo la possibilità ad ognuno di stamparsi la sua moneta. In questo momento tutto è gestito online, quindi c'è la gestione del conto corrente, dei bonifici, diciamo che di tutto quello che è relativo a una gestione bancaria. Manca semplicemente il fatto che nel momento in cui una persona sovrana ha un certo importo in crediti all'interno del conto corrente, avrà la possibilità di stamparsi la moneta e quindi stamparsi i crediti a taglio 50, 100, 500. E in che modo si preverrà la falsificazione? Allora, tutto è controllato con un codice QR, sono quei codici a barre moderni, Quelli forma che quadrata. si inquadrano col telefonino, per intenderci. Esatto, che permettono una memorizzazione di 9600 caratteri e questo chiaramente ci permette di inserire tutte le informazioni dell'assegno e tutti i controlli in modo che questo non sia falsificato. In qualsiasi modo potrà, con qualsiasi telefonino, essere verificato se l'assegno è stato già incassato o meno. Oltre a questo, ci sono altri controlli che noi abbiamo pensato di adottare, però questi sono in fase ancora di votazione, nel senso che ci sono tre progetti in corso e dovremo votare quale è e sarà quello definitivo. Però ci saranno dei sistemi antifascisti che permetteranno una univocità tra l'assegno e quell'importo nel conto corrente. Cos'altro bolle in pentola? Quali altri passi seguiranno per realizzare questa visione? Allora, io credo che il software e in internet possiamo trovare un 80% di tutto quello che ha realizzato. Quello che sarà da realizzare lo sarà fatto nei prossimi mesi, ma io credo che veramente il passo importante lo dobbiamo fare tutti. Tutti dobbiamo iniziare a inserire in questo sito www.nuovamoneta.it gli annunci con la sigla, con la dicitura ricerca, perché sono le intenzioni di acquisto. Ricerca è quello che ci serve, dobbiamo comunicare al sistema quello di cui abbiamo bisogno. Esatto. Nel momento in cui noi inseriamo questo, possiamo farlo con tutta tranquillità perché non c'è un impegno effettivo di acquisto. Questa è la fase in cui noi dobbiamo prendere coscienza del nostro potere, e quindi capire esattamente il monte acquisti che possiamo muovere tutti assieme. Quindi io chiedo veramente a tutti di iscriversi in questo sito e inserire questi annunci. Straordinario, Flavio, farò di tutto attraverso questa piattaforma che è il podcast, tempo di cambiare, per
per promuovere questa iniziativa www.nuovamoneta.it per fare in modo che il maggior numero possibile di persone, ascoltatori, time changers, coloro che si vogliono coinvolgere nel miglioramento della nostra situazione, possano veramente convergere su questa piattaforma e utilizzarla. Volevi dirci qualcos'altro? O che possibili obiezioni alla fine potrebbe esserci su sul prendere piede di questo tipo di nuova moneta? Allora, l'obiezione più ricorrente è proprio quella dell'illegalità. La seconda è impossibile. È impossibile. Non, siete dei sognatori, è solo un'illusione. No, è chiaro che è un'illusione se rimaniamo tra pochi. Se invece riusciamo a muovere un certo numero di persone e creare le risorse per riuscire a realizzare, chiaramente non sarà più un sogno. Altri fanno fatica a abbandonare i concetti di debito. Sembra che ormai sia talmente radicato nelle nostre menti che non riusciamo a immaginare qualcosa di diverso. Ma come faccio se devo acquistare qualcosa? Come fa un'azienda nel momento in cui deve pagare i dipendenti e nel conto corrente non c'è la liquidità? Ecco, questa è un'altra obiezione che in realtà svela il fatto che non riusciamo a abbandonare il vecchio sistema. Per spiegare come si potrebbe risolvere tutto questo, io cerco di far vedere l'esperienza delle banche islamiche. Le banche islamiche non hanno mai applicato l'interesse e non hanno mai applicato il concetto del debito che è invece applicato in Occidente. Come fanno? Quando ad esempio un imprenditore vuole fare degli investimenti, vuole aprire una nuova attività e non ha la liquidità, la banca islamica dice: ok, allora io metto la moneta che serve, entro in società con te. Questa è l'esperienza islamica. Alla quale io e diciamo noi come gruppo abbiamo pensato di aggiungere un piccolo elemento, il fatto che la comunità che entra in società non ha diritto di voto. Questo perché? Perché la nostra società è talmente dinamica che non potrebbe tollerare, non potrebbe sopportare dei tempi lunghi in termini decisionali. A questo punto c'è il sostegno della comunità. Però questo non sposta le decisioni che invece sono prese in completa libertà da parte dell'imprenditore. Ottimo, ottimo. Bene, cos'altro vuoi dirci? Flavio, questo per me è stato straordinariamente interessante, ti ho ascoltato veramente a bocca aperta, è stata una presentazione molto, molto efficace. Cos'altro vuoi dirci in conclusione? Guarda, io spero domani di vedere molti iscritti. www.nuovamoneta.it. Esatto. Il sogno che ha condiviso con noi Flavio, non accade, è un sogno meraviglioso, dobbiamo sognare per cambiare le cose, al tempo stesso i sogni non accadono per opera dello Spirito Santo, ma richiedono persone di buona volontà che si mettono insieme, partecipano quando c'è da partecipare, come in questo caso, dove tanto sforzo è stato già messo, già investito, quindi il sistema è già mezzo pronto. www.nuovamoneta.it. Flavio, infinite grazie per questo tuo intervento, è stato molto 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 ispirante per me. Sono certo che è stato ispirante per tantissimi, invito tutti quanti a partecipare a questa iniziativa. Grazie a te, Italo, e grazie dello spazio che mi hai concesso. Ancora grazie a te. Un abbraccio grande Flavio, a prestissimo. Ciao, grazie, ciao. Bene, ancora grazie a Flavio e detto questo, per favore, ti invito a visitare il sito www.nuovamoneta.it. Ti invito a creare il tuo account all'interno della piattaforma, seguendo le semplicissime istruzioni. C'è una procedura di accettazione e accoglimento della tua iscrizione che è molto rapida. Dopodiché, riepilogando, entri in un nostro mercato, chiamiamolo così, in cui ci sono già in vendita tanti prodotti, tanti servizi che sono tutti pagabili con i nuovi crediti di questo sistema. Così partecipi alla definizione di cos'è che ci serve all'interno di questo mercato parallelo, chiamiamolo così, in modo che poi lo si possa creare.
Facciamo un esempio, molti di noi comprerebbero, che so, magliette di cotone. Molto bene, a quel punto sapremo che a livello di iniziativa imprenditoriale all'interno di questo mercato, le magliette di cotone sarebbero una buona idea. E così via all'infinito. Siamo in una fase pioneristica, siamo in una fase di esplorazione di questa iniziativa, aggiusteremo tutti i dettagli strada facendo con l'aiuto e la buona volontà di tutti, però fin da subito abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, anche perché tutti hanno bisogno di questa iniziativa. È veramente un'iniziativa che va nella direzione della risoluzione diretta dei nostri problemi. Ecco perché ti chiedo, per favore, partecipa. Fra 15 secondi ci sono gli aggiornamenti sulla spedizione a Bruxelles per l'intervista all'ingegner Cash. Così, eccoci all'aggiornamento che molti attendono, una sequenza micidiale di impegni mi ha impedito di andare a Bruxelles insieme alla delegazione di Tempo di Cambiare, quindi ringrazio gli altri quattro ai quali dovevo unirmi e che invece sono andati da soli, sono andati senza di me, non da soli, quindi ringrazio Mario, ringrazio Marco, ringrazio Gervais. E ringrazio Ciro, l'ingegner Ciro Pirone, conosciuto ai più perché già avevo intervistato nello scorso episodio del podcast. E quindi dovevo esserci, ma non c'ero. Quindi è con vero desiderio di conoscere personalmente gli sviluppi che ho fatto questa telefonata, intervista all'ingegner Ciro Pirone per chiedere come fosse andata, l'incontro. È andato in maniera un po' così così, diciamo, nel senso che dobbiamo ancora aspettare 2 mesi e mezzo, a quanto sembra, per ricevere la rivelazione finale cosiddetta delle strabilianti invenzioni dell'ingegner Cash, o presunte invenzioni dell'ingegner Cash. A questo punto il condizionale è d'obbligo, però i dettagli te li faccio ascoltare direttamente dalla mia conversazione su Skype con l'ingegner Ciro Pirone, di cui adesso ti faccio ascoltare la registrazione. Così, ho di nuovo qui con me in linea Ciro Pirone, che ci racconta com'è andata qualche aggiornamento su come è andata questa spedizione, mini spedizione italiana a Bruxelles, a Ninove, al quartier generale dell'ingegner Cash. Com'è andata? Cosa le avete chiesto? Come ha risposto alle vostre domande? E che tipo di impressione generale ti sei fatto, Ciro? Tieni presente che il pubblico pende dalle tue labbra. Ciao Italo e ciao a tutti. Ciao. Eh sì, no, è stata una bella esperienza. Siamo arrivati lì alla Cash Foundation. Cioè, vi racconto un aneddoto divertente. Siamo arrivati davanti alla Cash Foundation. C'erano, diciamo, le luci un po' non, soffuse, no? E quindi pensavo che fosse chiuso. Ho detto, come? Ci hanno dato l'appuntamento, adesso è chiuso. E quindi Un bidone. stavamo davanti. Io cercavo di chiamare la segretaria, lei non rispondeva. A un certo punto, nonno Mario spinge la porta a fianco a quella diciamo, no, sempre la stessa porta d'ingresso, ma era un'altra porticina, e si apre la porta. Ma è aperto! Siamo stati lì davanti 10 minuti pensando che fosse chiuso. Molto E bene. poi siamo entrati. Quindi, comunque, andando al sodo, diciamo, l'intervista è stata fatta, le domande sono state interessanti. Abbiamo cercato di L'intervista l'avevi rispondere. stata ripresa in video. Sì, in video, vedrete tutto in video. Ovviamente è stata fatta in inglese, verrà doppiata poi successivamente in italiano perché ci vorrà del tempo per doppiarla. Abbiamo cercato di fare, il nostro scopo, ci siamo detti, era quello di capire se c'erano incongruenze nelle informazioni che lui ci dava. Perché chiedergli cose che già hanno risposta nel suo forum o comunque nei video non aveva senso. E non volevamo certamente andare là a dire, ah, grazie, Cash ci salvi, eccetera, eccetera, se non abbiamo certezza che la Molto, tecnologia molto sia. bene, molto bene. Dicevo già la scorsa settimana che apprezzo moltissimo questa tua attitudine, Ciro. Non è che siamo riusciti a capirci molto, però diciamo un'idea ce la siamo fatta. E abbiamo spiegato che noi eravamo lì con un senso di responsabilità, non solo verso noi stessi, ma anche verso le persone che aspettavano questa intervista, no? E quindi noi, la responsabilità significava capire se la tecnologia che esce è davvero implementabile. Io ho detto, noi non vogliamo discutere la teoria, perché la teoria è affascinante e ogni teoria potrebbe essere vera, fin tanto che tu non la dimostri.
Quindi, perché se tu, io ho letto un po' i libri, ho visto i video e diciamo, come ho detto già in passato, è plausibile. Il problema è poi bisogna vedere se poi riesce a renderla utilizzabile, Il fruibile. problema è che cosa effettivamente ha realizzato fino ad ora Esatto. e che cosa invece no, o magari si No, sta soltanto esattamente. millantando. Ed è questa è stata, diciamo, la considerazione finale. Considera che io l'abbiamo fatta ieri sera l'intervista, quindi ancora io sto cercando di rielaborare le risposte. La prima impressione che ti posso dare oggi, che potrebbe anche cambiare domani, diciamo, o nei giorni successivi, è che sono un po' più scettico circa la veridicità di alcune affermazioni di Cash, non di tutte. Come vedrete nell'intervista, sembra che la sua tecnologia applicata ai sistemi medici, cioè la cura della salute, abbia dei riscontri. Cioè dei riscontri da persone che effettivamente sono guarite o comunque hanno migliorato le loro condizioni. Quindi questa è la parte su cui sei più, diciamo, Sì. ottimista, favorevole. Sì, su questo sono più ottimista perché ho avuto riscontri positivi da persone che in contatto con malati, eccetera, eccetera. Poi, tra l'altro, tutti hanno potuto visionare i video sul suo sito. Fra l'altro, Ciro, tu ormai eri quasi di casa, cos'era la quarta volta che incontravi di Sì, persona Cash? ma adesso ho un contatto, dato che comunque a 2 ore d'auto di qui, diciamo, ci sono stato già 3 o 4 volte adesso. No, 3 volte, 3 volte. Cioè l'ho incontrato 3 volte perché la prima volta non era a Ninove, era in Olanda. Mentre sono un po' più scettico riguardo alla sua tecnologia applicata alla movimentazione, cioè alla levitazione, no? Perché La famosa tecnologia aerospaziale e così. sì. Perché proprio perché, come ti ho detto, abbiamo cercato di fare domande che cercavano di tirar fuori le contraddizioni. E abbiamo chiesto, una delle prime domande che gli abbiamo fatto è stata: ma cosa ti impedisce di mostrare pubblicamente questa tecnologia in maniera esplicita, eclatante, ad un vastissimo pubblico? Ad esempio, durante un Super Bowl, no? Ci sono milioni di persone in diretta che guardano il Super Bowl, tu arrivi lì con la tua Navicella. atterri e ti fai vedere. Voglio dire, in quel momento non potrebbero mai più celare o ucciderti, eccetera, eccetera, eccetera. E lui ha risposto: no, non lo facciamo, noi siamo controllati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è impossibile, controllano ogni nostra mossa. E questa risposta non mi è piaciuta, perché lui sostiene sempre di fare dei test, di fare dei test, fa dei test qui, test lì. Dico, voglio dire, allora perché non ti dovrebbero fermare quando fai effetti i tuoi test? Ho anche cercato di mettermi nelle. Io questa domanda purtroppo non gliel'ho fatta, perché questa, diciamo, considerazioni poi le ho fatte dopo l'intervista, la successiva domanda. Però ho cercato di pensare come avrebbe dovuto pensare lui, poiché lui in passato ha dichiarato che una persona del governo americano o comunque dei servizi segreti americani gli aveva detto: noi non ti ammazziamo, davvero così ha detto, perché a noi interessa capire quello che tu stai scoprendo. Quindi significa che una certa libertà di movimento ce l'hai perché effettui dei test. Allora, mica devi andare a dire che quel test lo vai a fare in mezzo al deserto, non devi dire nulla, fai un test. E invece di andare in mezzo al deserto dove non c'è nessuno, piombi sulla partita di calcio dove ci sono milioni di persone che ti guardano. Perché non lo fai? E quindi lì questa sua risposta non mi è piaciuta. Sarebbe stato molto più diciamo coerente una risposta che avrebbe detto: no, noi queste forzature non le vogliamo fare, le persone, il pubblico, la gente, i cittadini del mondo e anche i governi devono maturare, devono comprendere l'importanza di questa tecnologia. Ecco, se avesse risposto così, sarebbe stato più coerente con una verità. Invece questa sua risposta mi è sembrata un po' puerile, non lo so, un po' strana. Però Mi come ti dispiace, non possiamo fare niente perché ci controllano. Sì, Sì, è una risposta. controllano 24 ore su 24, sì, ho capito, ma ti controllano, ma tu mi dici che fai i test, effettui i test, se dovessero controllare, poi sanno tu dove vai, vedi, se c'è questa navicella che non è rilevabile dai radar, come lui sostiene, perché il campo magnetico che si crea attorno, l'atmosfera che si crea attorno rende questa navicella, questo strumento di trasporto non rilevabile dai radar, non avresti il problema di andare dove vuoi, no? Quindi
strano, c'è qualcosa di strano. Però durante il corso dell'intervista vedrete che ci sono delle parti in cui lui è molto sicuro di sé e sembra che dica la verità lì, no? Cioè percepisci un controllo di quello, cioè una sicurezza nell'esporre determinati argomenti. E quindi alla fin fine la mia percezione finale è che ci sia qualcosa di vero, anche considerando gli aspetti medici, no? Gli aspetti della tecnologia applicata alla cura della salute. Mentre da altre parti c'è una zona d'ombra su cui io sono un po' scettico. O comunque c'è qualche cosa che lui nasconde, c'è qualcosa di strano che io non capisco. Le, E le, quindi. le, che impressione ti sei fatto sulle sue motivazioni? Cioè, eventualmente su perché lui sta facendo tutto questo, in che misura è motivato da una forma di tornaconto personale, profitto, o sta cercando di concludere qualche affare multimiliardario con qualche superpotenza? Che tipo di motivazione potrebbe animare Cash, secondo te, a pelle? Questa è una bella domanda. Se fosse vero, se quello che lui sostiene è vero, ovviamente nessun tipo di motivazione, cioè la motivazione umanitaria, semplicemente come lui sostiene, no? Siamo qui per servire, non vogliamo soldi, non abbiamo bisogno di soldi, perché comunque ha avuto conferma che lui ha anche rifiutato soldi di investitori. Sembrerebbe voci non confermate, perché qui è difficilissimo trovare conferma. Io gliel'ho chiesto. Da dove prendete i vostri soldi? Noi non lo diciamo. E sembrerebbe che lui sia ricco di famiglia. Cioè, mi ha detto una persona che lo segue da 2 anni, che ho incontrato venerdì 21 settembre lì, che lui dovrebbe essere legato alla famiglia, alla seconda famiglia più ricca dell'Iran. Potrebbe essere vero, diciamo, perché comunque sembrerebbe che lui i soldi non ne voglia, non ne voglia. Se invece dovesse essere falso, beh, lui un po' di soldi li raccoglie dalla vendita dei generatori, cioè l'anticipo che viene dato per i generatori sono Allora, 5. aspetta, aspetta, aspetta. La gente va da lui e gli paga un anticipo per ricevere che cosa? Generatore di energia, quello da 4 kW, che lui ha promesso di consegnare a dicembre, Wow, per aspetta, 4 avere. kilowatt per noi ignoranti cosa significa? Cioè Significa un che generatore del genere cosa può alimentare? puoi staccare, diciamo, ti puoi staccare dall'Enel, diciamo così. Una casa intera si può staccare Sì, dall'Enel. arrivederci, grazie Enel. Sarebbero 4.000 watt, quindi 4.000 watt non li utilizzi in un'ora, no? Kilowattora, no? 4.000, 4 kilowatt. Quindi lui sta raccogliendo a 500 euro l'uno come anticipo, questo che lui consegnerà a dicembre. Il costo è 5.000 euro, lui promette di consegnarle a dicembre. Tra l'altro io sono tra quelli che ha dato le 500 euro, perché ho detto, vabbè, io faccio come se fosse una scommessa. Va bene, allora Se è ci... vero, mi becco un bel generatore. Se è falso, ho perso 500 euro. Va bene, allora sarai sulla linea di frontiera, in prima Esatto. linea a Lo vado a prendere raccontarci. fine in Iran se non mi consegna. La Bravo Ciro. faccio io la guerra all'Iran. Va bene. E quindi, se è falso, diciamo, lui un po' di soldi li raccoglie con il generatore, con la vendita dei generatori. Immaginate se lui ha venduto, o comunque ci sono persone che hanno anticipato, lui si sostiene che ci siano prenotazioni per 10.000 unità, 10.000 unità per 500 euro fanno 5 milioni di euro. 5 milioni di euro più i soldi che comunque lui chiede a chi si fa curare da lui. Lui sostiene che praticamente se tu non hai soldi puoi pagare in maniera dilazionata, o se non ne hai proprio non paghi. Ovviamente queste sono le sue affermazioni, poi bisognerebbe verificare. Quindi tra i soldi per la realizzazione dei sistemi per la cura della salute e i soldi dei libri, eccetera, eccetera, un bel gruzzoletto lo sta facendo, diciamo. Certo, non è una cosa che ti cambia la vita, però 5, 6, 7 milioni di euro. Se si ritira in Iran, non è che sono male. La tua Però onesta, la tua se poi fanno la guerra all'Iran, non è un buon posto dove esserci, no? Speriamo di certamente, no. certamente no. Ciro, la tua così valutazione 50 e 50, qual è la tua sensazione? Che No, adesso siano vere le sue affermazioni? allora, per quanto riguarda la cura della salute, forse 60-70% credo che sia vero. 30% credo che sia falso, mentre invece per le altre applicazioni è il contrario. Sono più scettico, sono più negativo che positivo.
importante, interessante questo. In ogni caso, io ancora sospendo il giudizio. Tanto, dato lui ha promesso che il 14 dicembre mostrerà la tecnologia. Che allora, raccontaci di questo 14 dicembre, che a questo punto diventa la nuova scadenza che lui continua a portare avanti. Prima era il 6 settembre, adesso è diventato il 14 dicembre. Allora... No, in realtà lui non aveva mai, almeno io non avevo mai compreso che il 6 settembre lui avrebbe mostrato tecnologia. Uh-huh. Lui avrebbe solamente informato i governi di cosa sarebbe successo. La stessa cosa per il 21 settembre. Lui ha detto, c'è la conferenza del professor Mael, tra l'altro interessantissima, qui dobbiamo dire qualcosa sul professor Mael, e poi farò io la prima lezione, che effettivamente ha fatto, c'è stata la conferenza di Mael e lui ha fatto la prima lezione. Ovviamente la prima lezione per coloro che avevano già approfondito l'argomento era inutile, cioè per me era stata inutile, quindi vabbè, sono vista, vabbè. Chiamiamola lezione, ma lui ha spiegato. Allora, quindi questo evento del 14 dicembre sembra essere qualcosa di nuovo. Sì, questo lui ha detto che lo vuole fare di fronte a 5-6 mila persone, non so dove, e vorrà mostrare la tecnologia. Un'altra cosa importante che va detta è che il 21 settembre, venerdì scorso, lui ha annunciato un programma di insegnamento che verrà realizzato attraverso piattaforme internet di condivisione di contenuti eccetera eccetera, a cui tutti potranno partecipare, e lui darà la possibilità di partecipare anche gratis oppure donando quello che uno può donare. E quindi lui insegnerà a tutti. Questa notizia che è girata della Sierra Leone, che c'è qualcosa che fa. E di cosa hai capito che si tratta questa roba? Lui andrà lì ad insegnare agli scienziati, gli ingegneri della Sierra Leone la sua tecnologia. Lo farà lui ha detto che lo farà gratis. Interessante. Va lì gratuitamente e insegna. È come il primo passo per la realizzazione del programma spaziale africano. Un'altra cosa che volevo dire, l'ingegner Mael, questa è stata una cosa davvero davvero stupefacente. Mael ha ricostruito il 21 settembre stesso lì a Nenov c'era Cash e c'era anche ospite Constantin Mael. Io vi invito ad approfondire www.mael scritto M-E-Y-L .eu, Europa. Quindi lui, Mael, è di nazionalità? Tedesca. Professore tedesco, universitario, conosciutissimo nell'ambiente accademico, e da 10 anni lui è riuscito a ripercorrere tutte le scoperte, le applicazioni di Tesla. E andiamo al succo, lui è riuscito a realizzare sistemi di trasmissione dell'energia senza fili, wireless. Caspita. Questo che significa? Che praticamente lui può far muovere, ha mostrato l'applicazione, cioè lui prima è partito dalla parte teorica, cioè c'erano delle incongruenze in alcuni fenomeni fisici che non potevano essere spiegati con le equazioni di Maxwell. Quindi lui ha rivisto le equazioni di Maxwell, anche che poi erano già state riviste da altri fisici teorici nel passato e anche dallo stesso Tesla. Quindi ha chiuso il cerchio da un punto di vista teorico e poi sulla base della sua comprensione della teoria ha implementato, ha realizzato delle applicazioni pratiche. E tra queste applicazioni pratiche c'è la trasmissione dell'energia wireless anche a distanze elevatissime. Lui ha fatto dei piccoli modelli, infatti si vede proprio in alcuni video pratici, lui muove una barca nell'acqua e la barca si muove senza batterie, semplicemente con trasferimento dell'energia. Caspita, per fare un esempio, una città ci potrebbe essere una grande torre, proprio come quelle che faceva Tesla, no? E le macchine si muovono senza... No, ti dirò di più, c'è ancora meglio. Lui dice spendendo un bel po' di soldi si potrebbe realizzare un'antenna, un trasmettitore, trasmette onde scalari, questo è un concetto davvero bellissimo, le onde scalari, che trasmette le onde scalari a migliaia di chilometri di distanza. Quindi se tu hai il petrolio estratto in Arabia Saudita, lì c'è il trasmettitore, questa antenna gigantesca che trasmette il segnale, e può arrivare fino in Europa, cioè tu puoi muovere le auto in Europa.
E questo che significa? Non ci sono più oleodotti, quindi è un impatto ambientale. Aspetta, ci stiamo anche fermando all'ipotesi che queste antenne trasmettitrici funzionano col petrolio, perché Tesla le faceva... No, attenzione, mi devo spiegare meglio. Cioè lui prende il petrolio, lo bruci, bruciando il petrolio in una centrale, hai un'efficienza che è maggiore di quello che hai quando lo bruci nell'auto, e l'auto si può arrivare ad un massimo del 30%, mentre nella centrale si arriva anche al 70%. Quindi cosa significa? Che per correre gli stessi chilometri consumi meno petrolio, quindi praticamente sfrutti meglio il petrolio. Ovviamente capirai immediatamente che questo va contro gli interessi di chi vende petrolio, perché se tu devi percorrere 100 km e ti servono 10 litri, domani te ne servono 4, ovviamente chi vende petrolio ha un danno. Non solo, con la trasmissione senza fili non ci sono più gli oleodotti, quindi pensa che impatto per chi deve far soldi facendo gli oleodotti. Certo, anche, da quanto tempo afferma di aver completato questo? Da dieci anni. E lui ha avuto contatti con politici, con la Commissione europea. Lui fa vedere, durante la presentazione ha fatto vedere che ha incontrato uno dei commissari europei, di cui mi sono scordato il nome, ha incontrato il ministro dell'industria tedesco, cioè sono tutti informati da 10 anni. Questa cosa, Italo, è scandalosa. Scandalosa, veramente. Qui ci dovrebbe essere una sommossa popolare. Dovremmo praticamente... Quindi lui ha tentato di lui ha tentato di concludere contratti anche con privati, o immagino con... Ma lui in 10 anni poi ha avuto un sacco, è stato tramite l'università, in pratica ha venduto un sacco di progetti ad industrie private sulla base della sua teoria. Cioè, perché la sua teoria ha tante applicazioni pratiche, tra cui quella più eclatante è quella della trasmissione dell'energia senza fili. Quindi noi dovremmo davvero invadere i telegiornali, i giornali, dire: cari signori, qui non c'è discorso che tenga, qui non ci sono dubbi che tengano, questo signore ha la tecnologia, funziona, non solo l'ha spiegata teoricamente per zittire, sai, perché spesso i fisici teorici cominciano a dire: ah, ma questo non è vero. Beh, non solo ha zittito i fisici teorici, ma poi ha anche fatto l'applicazione della pratica. È l'autista. Quindi voglio dire, non c'è scusa che tenga. È evidente che si proteggono gli interessi dei soliti gruppi industriali, in questo caso i gruppi industriali legati all'energia, al petrolio. Quindi questa è una cosa assurda. Noi dovremmo fare qualche cosa, forse come tempo di cambiare, come time changers, dovremmo fare qualcosa un po' più di concreto, no? Dovremmo convincere un membro del Parlamento a fare un'interrogazione parlamentare, per esempio. Dire: cari signori, qua c'è una tecnologia, questo è un professore universitario, quindi è politically correct, no? Ha spiegato qual è la teoria, ne ha dato ampia dimostrazione pratica. Cosa stiamo aspettando? Pensa un po' che lui ha detto nell'intervista che ha fatto Sterling è un americano che ha un blog che segue tutte le energie alternative. Lo ha intervistato e lui nell'intervista Mile ha dichiarato che ci vogliono tra i 10 e i 15 anni per implementare questa tecnologia a livello di trasmissione di migliaia di chilometri. Per quale motivo? Perché ci sono due motivi fondamentali. Primo, la trasmissione di queste onde scalari, apro parentesi, chiudo parentesi, fanno meno male delle onde normali che noi abbiamo, le onde che normalmente quando utilizziamo il telefonino, fanno meno male a scalari. Anche se sono di grande intensità, chiusa parentesi, cosa stavo dicendo? Mi sono perso. Ha dichiarato a Sterling che ci vogliono 10 anni. Che in 10 anni potremmo realizzare, perché ci sono due problematiche da risolvere. Il primo è la modulazione. Che cosa significa? Che tu devi modulare il segnale, cioè lo devi crittografare per evitare che venga utilizzato, che l'energia venga utilizzata da chi non ha pagato, perché ovviamente ogni utente che vuole utilizzare l'onda scalare che viene dall'Arabia Saudita deve pagare, perché ovviamente ci sta un lavoro dietro, un'estrazione del petrolio, eccetera eccetera. E quindi bisogna modulare il segnale, bisogna capire come ingegneristicamente realizzare questa cosa, ma queste sono le stesse problematiche che tu hai con i cellulari, per esempio, no? E poi bisogna risolvere il problema della risonanza, perché l'energia, le antenne, l'antenna ricevente e l'antenna trasmittente devono andare in risonanza per poter trasferire l'energia.
Quando tu ti muovi ad alta velocità, ad esempio con un'auto, potresti perdere questa risonanza e quindi la potenza potrebbe non essere più, cioè tu perdi l'energia. E quindi sono questi problemi ingegneristici che devono essere risolti. Poi tutta l'infrastruttura, la commercializzazione, eccetera, eccetera. Quindi l'ho detto, ci potrebbero volere 10 anni. Quindi, poiché lui l'ha scoperto 10 anni fa, abbiamo già perso 10 anni. Certo, Da un certo. po', città con tutte macchine elettriche, con un consumo molto più ridotto del petrolio, che viene usato solamente lì dove viene prodotto. Quindi può essere anche meglio filtrato, no? Cioè, tu puoi filtrare meglio nelle centrali, nelle grandi Certo, centrali, certo. puoi filtrare meglio. Va bene, Ciro. Considerazioni finali e saluti ai nostri ascoltatori. Ma, condizioni finali, sospendiamo il giudizio, aspettiamo fino a dicembre per quanto riguarda cash, mentre per quanto riguarda mile, discutiamone, facciamo qualche cosa, perché è davvero incredibile. Va bene, grazie Ciro, ancora grazie veramente non solo da parte mia, da parte di tutti gli ascoltatori, sei come posso dire all'avanguardia Fa figurati. nell'informarci tutto questo, quindi grazie tante per la tua disponibilità. Ma Ciro, grazie a te. un abbraccio e speriamo di averti nuovamente ospite qui. Va Ciao, bene? ciao, ciao a tutti. Ciao Ciao. Ciro, ciao ciao. Ed eccoci all'angolo delle segnalazioni e delle risorse. Ogni numero, ogni episodio del nostro podcast, in fondo alla pagina trovi link, video, risorse consigliate, siti web, indicazioni di approfondimento e così via delle tematiche di cui ci occupiamo durante il podcast. Ti raccomando sempre di visitarle, di visitare questi approfondimenti. Li trovi sempre su www.tempodicambiare.it. Sulle pagine di download di ciascun episodio, quindi sulla pagina di download del 17° episodio, che sarebbe questo, trovi alcuni link, risorse consigliate. Innanzitutto il link a www.nuovamoneta.it, di cui abbiamo parlato poco fa con Flavio del gruppo sulla moneta alternativa, e la moneta, è il sito del nuovo circuito monetario. Il secondo link che trovi è un appuntamento. È la mia conferenza a Padova, è del 2 ottobre prossimo, è un martedì, di cui magari parliamo fra un attimo quando ti segnalo i prossimi appuntamenti. E poi ci sono due video, ancora due video dal primo raduno di Abano Terme dello scorso agosto, il primo raduno Tempo di Cambiare. Sono due nuovi spezzoni, visto che quelli pubblicati nella pagina dello scorso episodio hanno riscosso molto gradimento, diciamo così. Il primo video di questa settimana sono un collage, un montaggio delle relazioni dei portavoce dei diversi gruppi di lavoro. Sai che durante il primo raduno di Abano Terme ci siamo divisi in 10 gruppi di lavoro. Tutto questo è stato fatto venerdì e sabato. L'ultima giornata, domenica mattina, è stata interamente dedicata alle esposizioni, a riassunti, alle relazioni da parte dei portavoce di ciascuno di questi 10 gruppi, che riportavano al grande gruppo, ti ricordo che eravamo in 250, quelli che erano stati i risultati e le conclusioni del lavoro nei piccoli gruppi, nei 10 gruppi di studio. Quindi penso che troverai interessante questi estratti da queste relazioni. Poi il secondo e ultimo video che trovi è, anche questo un video, è invece il mio intervento a conclusione del raduno di Abano Terme, quindi questo è la domenica, proprio pomeriggio, alla fine del raduno, il mio intervento conclusivo. Tutto questo, ripeto, lo trovi sulla pagina di download di questo episodio e fra 15 secondi c'è l'angolo degli ascoltatori. Ed eccoci arrivati all'ultima sezione del nostro podcast, che è l'angolo degli ascoltatori. Qui c'è sempre spazio per le tue domande, le tue riflessioni, i tuoi commenti, i tuoi feedback. Chiedo sempre scusa in anticipo, se posso prendere in considerazione solo alcune delle tante domande che sono arrivate. Adesso arrivano
sul forum, c'è una sezione apposita nel forum di domande per questi podcast. Le domande a cui non rispondo non significa che siano meno interessanti delle altre, per carità, semplicemente è impossibile rispondere a tutte le domande che arrivano ogni settimana, quindi per questo chiedo scusa. E ne ho prese alcune. La prima che voglio leggere oggi è una domanda di Rita, eccola qua. I miei saluti a Rita. Ciao Italo, innanzitutto vorrei ringraziarti per il tuo prezioso lavoro di ricerca ed elaborazione che in questi mesi stai portando avanti. È davvero un progetto di grande pregio e interesse per le tematiche e per aver aggregato una comunità di persone incredibili. Fra gli scenari possibili di ricerca e approfondimento potrebbero esserci anche quelli che pensano e creano nuovi modi di rappresentatività collettiva. Fino ad ora il cosiddetto sistema dei partiti non ha dato risultati apprezzabili. Del resto, però, non mi parrebbe auspicabile un sistema autoritario. Le tue ricerche hanno individuato qualche percorso interessante al riguardo? Dalle realtà latinoamericane ci sono arrivati, per chi li ha seguiti, esempi di nuove proposte civili e sociali, spesso di provenienza indigena e a livello di piccole o medie comunità. Potrebbero essere modelli che, presi, ripensati e adattati a nuove realtà, potrebbero in teoria dare almeno nuovi spunti. In sostanza, a fianco di nuovi modi monetari, finanziari e di risorse energetiche libere o gratuite a basso costo, potremmo iniziare a pensare anche a nuovi percorsi di rappresentazione a livello nazionale? Grazie Rita per la tua bella domanda e la risposta è assolutamente sì, cioè sono d'accordo, sfondi una porta aperta, sono d'accordo con tutto quello che dici. La democrazia rappresentativa come noi la concepiamo oggi o come è concepita oggi è stato sicuramente un esperimento interessante, ma molto 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 deludente. Non è un caso che appena nata, la democrazia rappresentativa ha prodotto i vari tipi di totalitarismo, fascismo, nazismo, comunismo, due guerre mondiali. No, non è il caso che in questi anni di questo esperimento, chiamiamolo così, di democrazia rappresentativa, che sono pochi decenni, è stata più volte sospesa la democrazia cosiddetta da diversi tipi di totalitarismo che non effettivamente operativa. Il bilancio finale, se guardiamo la situazione di oggi, addirittura se siamo onesti con noi stessi, dovremmo dire che la democrazia rappresentativa cosiddetta è la miglior copertura inventata fino ad oggi per il totalitarismo. Perché? Perché induce la gente a credere, ancora una volta, a quello che c'è scritto sui giornali e sui quotidiani. Cioè che siamo in libertà, che siamo in democrazia, che abbiamo una libera scelta e non ci rendiamo conto che ogni scelta è in realtà una falsa alternativa. Ogni scelta è una falsa alternativa fra due gusti dello stesso gelato. Adesso in America abbiamo le elezioni presidenziali quest'autunno. E in America i candidati presidenziali lavorano principalmente sulla base delle finanziamento privato e per una regola di trasparenza che per qualche bizzarro motivo esiste ancora, ma tanto la gente è così, diciamo, instupidita dai mezzi di comunicazione di massa che neanche comunque pensa con la propria testa e quindi va ad approfondire. Però ecco, sono pubblici l'elenco dei donatori, dei contributori, dei finanziatori delle campagne elettorali di diversi presidenti. È un elenco pubblico, per trasparenza deve essere reso pubblico dalle mezze di comunicazione dei diversi candidati. Bene, se andiamo a esaminare questo elenco, per quanto riguarda il grande Barack Obama, 5 su 6 dei suoi massimi finanziatori della sua campagna elettorale sono i massimi cartelli, gruppi bancari, JP Morgan, Goldman Sachs, chi più ne ha più ne metta, 5 su 6 dei suoi più grandi finanziatori. Se invece andiamo a guardare i finanziatori di Romney, l'alternativa a Obama, il repubblicano, bene, scopriamo che 5 su 6 dei suoi massimi finanziatori sono i più grandi cartelli bancari esistenti al mondo, come JP Morgan, Goldman Sachs e chi più ne ha più ne metta. Ecco l'alternativa, ecco la falsa alternativa davanti a cui continuamente ci mettono di fronte. È una pagliacciata o è veramente una roba seria? Lo stesso ovviamente accade anche in Italia, accade in Europa.
I governi sono false alternative, i partiti sono false alternative, i governanti sono messi lì, nominati dai gruppi e dai cartelli bancari. Ora Rita giustamente si chiede quali alternative. Le quali alternative? Anzitutto dobbiamo scoprire la strada facendo, ma soprattutto dobbiamo, è sempre il solito discorso, non guardare dentro la gabbia. Perché loro, i governi, vogliono che noi cerchiamo la soluzione all'interno della gabbia, che è invece il problema. La soluzione può stare soltanto al di fuori della gabbia. La soluzione probabilmente è meno governi. Perché oggi come oggi il governo, l'idea del governo, l'idea di governo con la G maiuscola, è una religione. È una religione, è un dogma, è una dottrina, né più né meno come le false dottrine propagandate da tante religioni ufficiali, no? Quindi il governo, bisogna credere al governo, perché gli esseri umani non possono vivere senza un governo. Andiamo ad approfondire. Pensiamo con la nostra testa, prima di pensare in termini di massimi sistemi e di filosofia e di retorica, pensiamo esattamente chi, cosa, dove, quando fa esattamente il governo il nostro bene dell'umanità. Pensiamo concretamente, ripeto, prima di porci problemi filosofici, pensiamo concretamente chi, cosa fa il governo nell'interesse dell'umanità e se esiste un solo compito, funzione dei governi che non possa essere svolto 100.000 volte meglio da persone intraprendenti, animate da senso di iniziativa individuale, quello stesso senso di iniziativa individuale che viene altamente disprezzato da tutti i governi e da tutte le elite governanti. Quindi sicuramente la risposta è, che io non ce l'ho in tasca, però sicuramente la risposta è meno governi e più spazio alle iniziative degli individui e delle comunità. E poi sempre ricordare che i problemi sono tutti interdipendenti, perché alla radice di tutto c'è il problema del denaro. Se non supereremo la barbarie in base alla quale il denaro è creato da privati che costringono i governi a usarlo, prendendolo in prestito a interesse, non ci sarà mai una soluzione di nessun problema, a cominciare da quello politico. Non a caso il nostro Flavio propone, il nostro sistema alternativo propone che di pari passo alle istituzioni di questo sistema monetario alternativo vada la votazione, come si chiama, per democrazia diretta, fatta direttamente attraverso i cellulari, dei progetti che questa moneta alternativa devono servire a finanziare. Perché le due cose, la democrazia diretta e il sistema finanziario e così via, vanno tutte a braccetto di pari passo. L'idea, Rita, alla fin fine è sempre la stessa: creare il nuovo, iniziando in piccolo, senza essere megalomani, ma però muoversi un po', creare il nuovo senza aspettare che crolli il vecchio e sfidare le vacche sacre, non credere ai dogmi, non credere alle vacche sacre, non credere che il mondo senza governi non possa vivere, senza governi che controllano tutto. Ma perché? Perché poi ci sarebbe la delinquenza, poi dei poveri, nessuno si curerebbe, degli ammalati, nessuno si curerebbe, quando invece sappiamo che questo non è vero, non è vero assolutamente, è una bugia che ci vogliono far credere. Lasciata a se stessa l'umanità, le comunità, piccole e grandi, si prendono cura dei malati, si prendono cura dei poveri, si prendono cura della delinquenza, si prendono cura di tutto lasciate a se stesse, a meno che non esista una filosofia perversa che dica non fare nulla, perché tutto è compito del governo, che è un lavaggio del cervello, è un'operazione psicologica in grande stile, quello di deresponsabilizzare la gente e farle pensare che non debba avere nessun ruolo. Perché qualsiasi ruolo spetta al governo e non sarebbe giusto usurparlo. Questo è il lavaggio del cervello a cui siamo sottoposti. Grazie Rita per la tua domanda. Spero che la mia risposta, sia pure incompleta, possa servire per ispirazione della direzione verso cui dovremmo andare. Poi voglio leggere questa domanda di Armando. Caro Italo, non so se ricordi di me, ero ad Abano con mia figlia, ci siamo brevemente incontrati e salutati, certo. Ciao Armando. Considerando il numero importante di adesioni al progetto o ai progetti, dovrebbe essere presa in considerazione la nascita di un'associazione culturale, dove la raccolta di fondi per l'iscrizione può servire per finanziare lo sviluppo di iniziative più o meno grandi, incontri, scambi culturali, materiale informativo da distribuire o addirittura per progetti più ambiziosi, esempio la nascita di un ecovillaggio Tempo di Cambiare. Saluti Armando da Pescara. Quindi Armando propone la creazione di un'associazione culturale non profit, Tempo di Cambiare. Su questo Armando, per il momento continuo a preferire di no.
che questo non debba accadere e che è tempo di cambiare rimanga quello che è adesso, cioè non un'associazione, non un movimento, ma neanche un gruppo. Tempo di cambiare un luogo virtuale dove si riflette sui cambiamenti in corso. Questo è importante, iniziare a riflettere, cioè pensare con la propria testa sui cambiamenti che sono in corso di svolgimento proprio adesso sotto i nostri occhi nel mondo in cui viviamo. Ed è un luogo virtuale, ma anche reale, quando ci si incontra di persona, dove si ritrovano quegli individui che vogliono vivere questo cambiamento partecipando e non subendolo passivamente. Quindi non è un'associazione, non facciamo politica, tutti cercano la soluzione all'interno della gabbia, invece quello che ci accomuna è che noi la cerchiamo al di fuori della gabbia, approfittando del fatto che in realtà la porta della gabbia è sempre stata aperta ed è la nostra miopia, la nostra mancanza di lungimiranza e la nostra amnesia che ci impedisce di guardare al di fuori della porta aperta di questa gabbia. Questo che ci accomuna. Questo che ci accomuna è, credo che per il momento è giusto continuare a farlo come lo stiamo facendo, cioè un gruppo di individui e ogni individuo da sovrano, quale realmente è e dovrebbe essere, si assume la responsabilità di portare avanti questo processo. Grazie Armando comunque per la tua domanda, è evidente che è a cuore le sorti della nostra giovane comunità. La seconda domanda è ancora di Armando, c'è un'altra domanda di Armando che si intitola Il gioco delle tre bandiere. Caro Italo, un argomento a mio parere molto interessante al quale hai accennato in uno dei precedenti podcast è come, dove impostare iniziative lavorative da uomo libero. È ovvio che essendo in dittatura, speriamo momentaneamente, tutti quelli che ambiscono a essere liberi anche dal punto di vista economico-finanziario sono interessati a come sviluppare iniziative lavorative, imprenditoriali, senza essere schiacciati fiscalmente dai governi. Inoltre sappiamo come i piccoli imprenditori in alcuni paesi sono vessati da istituti tipo Equitalia, eccetera. Credo che il gioco delle tre bandiere, permanendo lo stato attuale delle cose, assumerà sempre maggiore importanza. Grazie in anticipo per aver considerato la mia idea e per quello che fai per il bene comune, Armando. Grazie a te, Armando, per la tua domanda. Sì, in un precedente episodio del podcast parlavo della strategia delle tre bandiere, mi sembra doveva essere il quindicesimo, quello subito prima della pausa estiva. Facciamo un esempio di quello che intendevo per strategia delle tre bandiere. I dettagli non te li do perché i dettagli sono sempre materia di parlarne con un consulente, però ti do un esempio. Supponiamo che tu vendi prodotti o servizi nel mercato di lingua italiana. Supponiamo che non devi avere alcuna organizzazione stabile in Italia perché non è un negozio fatto di muri fisici, di mattoni e cemento dove tu vendi la tua roba, ma fai una vendita per esempio online. Vendi prodotti, vendi servizi a distanza, online, digitali, quindi non hai un'organizzazione stabile che ti costringe a stare in Italia, però ecco, vendi a un mercato di lingua italiana. Quindi questa è la prima delle tre bandiere. La prima delle tre bandiere è in Italia. Diciamo che tu vendi in Italia, prevalentemente in Italia, anche se poi in realtà vendi a tutte le persone di lingua italiana, dovunque esse si trovino, con internet, tanto per fare un esempio. A questo punto, seconda bandiera, formi la tua azienda, cioè l'ente, l'organismo che venderà quei prodotti e servizi, lo formi in un paese, preferibilmente dell'Unione Europea, a fiscalità umana. Perché l'attuale fiscalità, come tu stesso sottolinei, attualmente non è umana nella maggior parte dei paesi europei. E quindi qui i primi paesi che vengono in mente sono Malta o Cipro, per esempio. Potresti anche formarlo in un paese al di fuori dell'Unione Europea, però a volte, per esempio nella fatturazione e così via, questo rischia di creare non problemi, sono sempre problemi risolvibili, però alcune difficoltà. Visto che abbiamo paesi a fiscalità agevolata, o per meglio dire paesi a fiscalità umana all'interno dell'Unione Europea, io approfitterei di quelli. Esempio Malta, e questa è la seconda bandiera. La terza bandiera è quella che vivi dove ti pare e piace, in un qualsiasi paese del mondo. Ti piace l'America Latina, ti piace il Messico, ti piacciono gli Stati Uniti, ti piace l'Africa, ti piace l'Asia, la Thailandia, la Cina, l'India e così via. Vivi dove ti pare.
anche perché guadagni con attività online che non richiede la tua presenza fisica sul posto. Quindi a questo punto, col discorso delle tre bandiere, non solo hai risolto il problema della fiscalità di rapina sugli utili dell'azienda, no? Perché l'azienda è in un paese dove non c'è una fiscalità di rapina, sarebbe la seconda bandiera. Però vivendo tu in un terzo paese hai anche risolto l'altro problema, cioè sei libero dalla pressione fiscale sulla tua persona fisica. Per esempio, potresti fissare la tua residenza a Malta e iscriverti all'anagrafe italiana residente all'estero. Questo è importantissimo, iscriversi all'AIRE, bisogna prima mettere la propria residenza da un'altra parte, che sarebbe la seconda bandiera. Per potersi iscrivere all'AIRE, anagrafe italiana residente all'estero, dove a quel punto sei libero da obblighi di natura fiscale nei riguardi dell'Italia. Questo è un passo importantissimo, senza di questo non si arriva da nessuna parte. Per fortuna è automatico, cioè tu non devi fare assolutamente niente. Quando tu stabilisci la tua residenza in un altro paese, vai nell'ambasciata italiana di quel paese e dici: io adesso risiedo qui. Ci pensano loro automaticamente a iscriverti all'AIRE e cancellarti dall'albo del comune di residenza vecchio e anche a cancellarti dagli albi fiscali, così sembra. Quindi, per esempio, fissi la tua residenza in un paese, in questo esempio Malta, no? Vivi però in un terzo paese, cioè in un altro paese ancora, perché Malta, per fare l'esempio di Malta, non richiede il requisito che tu devi vivere per forza a Malta, no? Lato Malta questo requisito non esiste, tu puoi vivere dove ti pare. Quindi a quel punto, poiché tu te ne vai altrove, non percependo utili in Malta, quegli utili te li porti dove vuoi tu, in altri paesi dove tu non risulti fiscalmente residente. Ecco, dopo averti fatto questa bella spiegazione della strategia delle tre bandiere, spero che non irrompano qui gli agenti del fisco internazionale ad arrestarmi. È sempre meglio parlarne con un consulente di cui ti fidi, non italiano, non italiano ovviamente, perché quelli cosa, un consulente italiano, numero uno, cosa dovrebbe dirti? Numero due, è ignorante in materia, e numero tre, sarebbe un conflitto di interesse per lui dirti: no, no, non farti la partita IVA da me, ma vattene a Malta, tanto per dire. È bene parlarne con un consulente normale, non andare a cercare quelle ditte multinazionali, multimilionari in giacca e cravatta che fanno protezione di yacht per multimiliardari e così via, che ti spennano studi legali e così via. Un normalissimo, umilissimo commercialista. Parli con lui e risolvi i tuoi problemi, ti fai consigliare, e questo è il modo di mettere in campo nel modo giusto la strategia delle tre bandiere. E quel che è ancora meglio di tutta questa strategia è che alla fine anche i controlli e le ingerenze sulla tua vita privata sono ridotte al minimo. Ecco in che senso è una strategia di sovranità e di libertà individuale, nell'attesa, come dice Armando, che arrivi un mondo migliore per tutti noi che non ci costringa a fare questo. Quindi grazie ad Armando. L'ultima domanda che prendiamo in considerazione per oggi è di Gabriella. Ciao Gabriella. Gabriella scrive una mail, un messaggio sul forum intitolato "Fermiamo la guerra con una rete di controinformazione". Come tutti ormai sappiamo, la quasi totalità delle notizie diffuse dai media sono false e quando sono volte a creare le condizioni per una guerra, anche molto pericolose. Tempo fa trovai un articolo dove venivano smascherate notizie false che però avevano prodotto un conflitto. Qualche mese fa ho visto il video di una coppia di israeliani che, rivolgendosi agli iraniani, li chiamavano fratelli e dicevano loro che nessuno lì, fra la gente comune, voleva bombardarli e che non li odiavano, anzi mandavano tutto il loro amore alla gente dell'Iran. Naturalmente la cosa ebbe un'immediata e analoga risposta da parte di giovani iraniani. Video con messaggi di amicizia e di pace furono scambiati e visti in tutto il mondo, allargando il cuore della gente. Ora, il pericolo di una guerra è più vicino che mai. C'è la vicenda di Cash che fa paura e hanno tirato fuori il video su Maometto che nessuno, neanche Obama, riesce a far cancellare da YouTube. Fatemi dire due parole su questo video di Maometto. Chiedo scusa a Gabriella per interrompere. Non so chi di voi ha seguito questa vicenda del video di Maometto che ha infiammato le piazze arabe e ha indotto queste rivolte contro le ambasciate e così via. Non so se vi siete documentati. Questo video su Maometto è la
è la più ridicola e sfacciata operazione di intelligence, di servizi segreti che si sia mai vista. È stata girata in uno studio dove si girano normalmente esclusivamente filmini pornografici, da un regista conosciuto solo ed esclusivamente nel mondo del film porno, da attori unicamente conosciuti nel mondo del film porno, da attori che hanno giurato assolutamente di aver fatto soltanto questi spezzoni di film e che nessuno di loro sapeva mai di cosa parlava questa storia, non avevano neanche capito che si trattava della vita di Maometto. Il regista ha dichiarato pubblicamente che lui non sapeva assolutamente come la produzione avrebbe montato le scene a lui girate, che gli erano state commissionate, e lui le aveva girate fedelmente non sapendo nulla di qual era. Infatti, se lo guardi, il provino su YouTube è proprio un film che definirlo girato da cani è già un complimento, perché non è proprio guardabile, è un film di serie D, non è un film di serie B. E quindi alla fine si capisce che chi sono i proprietari di questa strana casa di produzione non si capisce bene, sono degli arabi, degli ebrei di origine etiope o egiziani, copti, non si capisce bene da dove vengono. E quindi, se non è questa un'operazione psicologica in grande stile per scatenare un pretesto qualsiasi di infiammare il mondo arabo, i quali arabi sono molto più intelligenti di quelli che noi pensiamo, e quindi quelli che vanno a bruciare le ambasciate sono quasi sicuramente dei sicari pagati per fare questo, quando magari la gente normale neanche ci va a pensare ai film contro Maometto. Quindi, per dire che in che razza di mondo viviamo e quali bufale la gente crede soltanto perché lo scrivono nei giornali, perché non si prendono il disturbo di andare a verificare. Chiedo scusa a Gabriella per l'interruzione. Gabriella continua la sua mail, che era molto interessante. Il pericolo di una guerra è più vicino che mai, c'è la faccenda di Cash che fa paura, hanno tirato fuori il video su Maometto che nessuno, neanche Obama, riesce a far cancellare da YouTube. Il risultato è che ti fanno vedere rivolte sanguinose in atto. Secondo me c'è molto di falso, ma c'è un solo modo di saperlo: contattare la gente del posto. Potremmo creare una rete di contatto con i vari paesi del mondo e, quando i media ti fanno vedere qualcosa, chiedere loro: ma cosa sta succedendo veramente? E fare controinformazione. Internet da sola non basta, sia perché vince il sensazionalismo, sia perché ovviamente ci sono moltissimi disinformatori anche lì. Ben detto, Gabriella, 10 lode per la tua idea, che secondo me vince la Palma d'Oro, è geniale, come non ne sentivo da tempo, mi ha veramente entusiasmato questa idea. È moderna perché si basa su un concetto del web che è fatto dalla gente, è interattivo, mi somiglia molto a quei siti meteo in cui sono gli abitanti di un certo posto che fanno da corrispondenti e raccontano che tempo sta facendo veramente in quella zona, quindi corrisponde veramente allo spirito moderno, più moderno di internet. Però non solo, può anche diventare in un tempo relativamente breve e con relativa facilità un sito autorità, un vero e proprio sito autorità, e potrebbe, volendolo fare come attività imprenditoriale, diventare perfino profittevole, ospitare pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera. La chiave di volta è trasformarlo in un progetto internazionale, in cui le persone al di là delle frontiere possono comunicare e chiedersi, perché io in Italia lo voglio sapere, io in Italia voglio sapere, ma gli americani sono, l'americano medio, sono davvero così stupidi che non capiscono che Obama e Romney sono due gusti dello stesso gelato? I giovani israeliani, come tu dici, vogliono sapere, gli iraniani sono veramente brutti, sporchi e cattivi? E quindi questo corrisponde a un vero bisogno, desiderio di conoscere da parte del pubblico, e va studiata bene l'architettura di un sito del genere per evitare che diventi caotico, ognuno dice la sua, si aprono 10.000 forum, la discussione dovrebbe essere convogliata con una struttura abbastanza strutturata, dovrebbe avere una struttura abbastanza strutturata, per esempio dei sondaggi, che ne so, i paesi, gli abitanti dei paesi del mondo vogliono sapere se gli abitanti di Cuba si sentono oppressi, io lo vorrei sapere. Il cubano medio pensa di essere sotto dittatura, e l'abitante della Corea del Nord pensa veramente, come scrivono i nostri giornali, di essere sotto dittatura? Io lo vorrei sapere. E gli abitanti di quel paese rispondono, oppure sta succedendo qualcosa, gli abitanti di quel paese ci riportano su cosa sta succedendo veramente. Bisognerebbe dare dei canali strutturati. Insomma, per farla breve, l'idea mi entusiasma. Se un gruppo di ascoltatori o dotati di senso
di iniziativa e anche, perché no, di un pizzico di spirito imprenditoriale si facessero promotori di questa idea, io sarei anche pronto ad aiutarli personalmente. Che dire? Ma direi che per oggi abbiamo fatto e detto abbastanza. Io ti incoraggio, all'interno del forum, queste domande anche sono un po' importanti, sono anche un po' il sale del nostro podcast, quindi all'interno del forum trovi una discussione specifica intitolata Domande a Italo e proposte per il prossimo episodio del podcast, quindi ti incoraggio a lasciare domande rivolte a me, richieste di approfondimenti anche su tematiche che tu vorresti vedere trattate e puoi anche proporti, candidarti per un tuo intervento, una tua intervista, l'inserimento di un tuo contributo audio all'interno del podcast. L'abbiamo visto ad Abano Terme, tantissimi di noi hanno tantissime cose da dire. Non essere timido, condividi la tua ricchezza con gli altri. Bene, siamo in fase di chiusura. Prossimi appuntamenti. Fra i prossimi appuntamenti, già accennavo poco fa, nella pagina delle risorse trovo il link a questo mio intervento a Padova, in provincia di Padova. E martedì prossimo, martedì 2 ottobre alle 20:45 di sera, sarà un mio intervento, una conferenza a Curtarolo, provincia di Padova, presso il ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10. Terrà una conferenza intitolata Realizzazione, cioè unificare sviluppo personale e sviluppo spirituale. Questa conferenza è stata fissata 2 anni fa, non si potette fare 2 anni fa e fu rimandata l'anno scorso, cioè ottobre 2011. Fui costretto a cancellarla per impegni all'estero nell'ottobre 2011, è stata rimandata adesso l'ottobre 2012, quindi speriamo che il terzo anno sia quello buono, anzi sicuramente. Sono degli incontri organizzati, sono tutti liberi e gratuiti, l'ingresso è aperto a tutti ed è gratuito, sono organizzati dall'associazione Realtà allo Specchio, a cui vanno i miei saluti, che fanno un fitto programma di corsi e conferenze, così io farò la mia presentazione su realizzazione, cioè l'unione di sviluppo personale e sviluppo spirituale, come essere persone complete, non solo realizzate in un ambito e non realizzate in un altro ambito, quindi sul lavoro, sul personale, sul relazionale, sullo spirituale, e fare in modo che queste dimensioni della nostra vita non siano slegate l'una dalle altre, ma che la nostra vita tutta insieme sia un progetto di realizzazione, sia personale che spirituale. Quindi farò la mia presentazione, sicuramente faremo anche insieme un'esperienza di meditazione, perché quella la faccio fare sempre nei miei interventi, e ci saranno sicuramente spazio per domande e interazione con il pubblico. Se riesci a organizzarti per venire a Curtarolo, provincia di Padova, sarò ben felice di incontrarti e salutarti. Spero che tu sarai felice di incontrare me e altri amici che sicuramente parteciperanno. Tutto questo martedì prossimo, 2 ottobre. Successivo appuntamento e occasione incontro dal vivo, il secondo raduno di Tempo di Cambiare, dopo quello di grande successo del primi di agosto, il secondo raduno di Tempo di Cambiare dovrebbe svolgersi dal 19 al 23 dicembre 2012 prossimi. Il condizionale è d'obbligo perché non esistono ancora né un luogo né ci sono dettagli, anche se sono state fatte alcune ricerche e anche alcune richieste. Sicuramente c'è anche il bisogno di candidature nel forum da parte di amici ascoltatori, membri della nostra comunità che hanno capacità organizzative. L'evento, poiché si svolge dal 19 al 23 dicembre 2012, è per ragioni ovvie, è stato già battezzato la fine del mondo. Quindi speriamo di poter celebrare insieme questo evento e questo raduno. Ripeto, non è ancora una data certa, però sicuramente ti chiedo di inserirlo nella tua agenda degli appuntamenti da non perdere. Io idealmente, già dal prossimo episodio, spero di poterti confermare che questo evento si terrà. Ripeto, se amici dotati di capacità organizzative vogliono farsi avanti per aiutare nell'organizzazione, benvenute, potete farlo nel forum. Il forum è sempre su tempodicambiare.it/forum, è un'appendice importantissima di questo podcast, è dove se vai sul blog tempodicambiare.it vedrai che i commenti sono disabilitati, quindi non puoi mettere commenti sotto la pagina dove scarichi i vari episodi. Questo perché? Perché la discussione avviene altrove ed è animatissima, avviene sul forum di Tempo di Cambiare. Se questo podcast ti piace e lo trovi interessante, aiutaci a farlo conoscere, a passare parola, perché da soli non possiamo fare niente, ma insieme agli altri possiamo ispirarci a vicenda a migliorare noi stessi e il mondo. Così, ciao da Italo, alla prossima!